Il primo gol dell'Inter nasceva proprio da un cross del terzino. Muraro era più lesto di Pecinini e di testa girava in rete. Quasi allo scadere del primo tempo, la seconda rete interista. Orjali, dopo una bella azione corale, sorprendeva tutti con questo diagonale. Rosselli da fuori caricava il destro e nella traiettoria la deviazione di Di Bartolomei metteva fuori traiettoria Quintini.